Benvenuti a tutti in un nuovo video della Space Family. Oggi, per la prima volta, la morning routine in 4. Mamma si laverà i dentoni la prima volta. Abbiamo comprato questo dentifricio. Questo dentifricio per i bimbi, perché come sapete i bimbi non sputano, ingoiano il dentifricio, infatti va dato veramente poco. Questo è il dentifricio di Mamma. Wow, il dentifricio di Mamma. Il dentifricio di Mamma. Ti devi lavare i denti, Mamma, con quello. Allora, proviamo. Laviamoci i denti per la prima volta, Mamma. Allora. Adesso lo apriamo. Mamma! Adesso mettiamo il dentifrizio qua sopra. Oggi mi laverei io. Sei pronto? Vai, Mamma. Denti, allora, devi lavarti i dentoni. Mettiamoci un po' d'acqua. Sì. Pronto? Dentoni. guarda Mamma, guarda. Così, mamma. Ah, i miei denti scintillano come le stelle in cielo. Non vedono mai il tartaro. Com'è, buono? Né carie tanto me, illuminano il mondo proprio come a Natale. Lascia. Come fa? Dove sono i denti di Mamma? Non è facile lavare i denti a un bambino comunque. Non è facile. È parecchio difficile. Non è facile. Oh, Lisa, ora hai tutti i denti puliti e profumati. Vai, fai tu. Bravo. Bravo. Bravo, amore, bravo. Vai, gira, fai così. Gheghe. Na. Digli un po'. Na. Come fa, mammi? Oh, che bravo, si lava i denti da solo, Mamma. Sì. Che bravo. I dentoni. Bravo. No, vabbè. Bravo, mammi. Facciamo la danza del dentifricio. Danza del dentifricio lava, lava i dentini, il dentifricio lava. I dentoni, il dentifricio lava. E su un ritmo? Dentifricio lava. È ora che mi lavi anch'io. Come tutte le mattine si inizia dalla faccia. Donno Barbuto sempre piaciuto. Piaccio?
adesso è l'ora dei capelli. Una maschera nera. La maschera riusata. Ora mi trucco e sono pronta. Guarda, sarà una frazione di secondo. Fatto, mi sono truccata e sono già apparsa qui vicino a Kevin. Certo, è solamente passata un'ora. Quindi sappiate che un'ora della nostra mattinata va via perché Sara si deve preparare. Non è vero. Detto ciò, facciamo un po' di resoconto di come stanno andando queste notti con Kevin. Le prime notti, anche perché è passata una settimana da quando è nato. Quindi possiamo fare un minimo di resoconto. Precisamente siamo a 9 giorni. 9 giorni di pezzo kiwi. Sì. Allora ragazzi, la notte diciamo che si sta svegliando due volte. Per un bambino piccolo è da Dio. Cioè nel senso, svegliarsi solo due volte è pazzesco. Anche perché sono due volte perfette, cioè a mezzanotte e alle 4. Esatto. Raga, orari da Dio. Poi ovviamente se si alza tipo alle 4 e gli viene il singhiozzo, ovviamente rimane un po' più sveglio. Però diciamo che si alza perché vuole mangiare, ha fame. Esatto. Tipo stanotte ho fatto due clip di quando si è alzato. Non so manco come ho fatto a farle. Cioè avevo un occhio chiuso, l'altro aperto. Ho fatto due clip, adesso ve le faccio vedere. Esatto. Ecco, più o meno va così tutte le notti. Lui si sveglia perché ha fame, Sara lo prende e gli dà da mangiare. Ora siamo nel pieno della mattinata e ovviamente Martino vuole giocare ogni 3 secondi della sua vita. Come potete vedere dai giochi, ragazzi, guardate. Sì, esatto. Guardate la pista. E Kevin invece è qui che si rilassa e aspetta il suo cibo. Su questa sdraietta che è veramente la salvezza. Eh sì. Perché lo rilassa, lo culla. Ve lo ricordate questo nelle storie? Ve l'ho fatto vedere. Questo dove l'avevi trovato? Questo a Pecco. Ah, già. Pecco l'ho trovato. L'avevamo comprato prima della sua nascita. Eh sì. Eccolo. Che comincia a cercare con la bocca uccellino. Sta iniziando ad avere fame. E comunque noi siamo andati a fare la visita di controllo in ospedale ieri. Sì. E doveva prendere diciamo all'incirca 120-150 grammi. Ne ha presi tipo 300. Infatti ci fa. Un bel maialino. Esatto. Ci hanno detto che è un po' un maialino. Quindi pesso maiale. Pesso maialino. Infatti ha preso già un sacco di chili. Quando era nato era tipo rachitico. Ma te guarda. Era questo. Aspetta che cresco e posso risponderti. Saluta gli space familiani, Kevin. Ciao ragazzi. Ciao raga, non sto capendo niente, sto solo mangiando, dormendo e facendo la cacca. Però boh dai, mi sto trovando bene in sta famiglia. Mio fratello ogni tanto mi fa i dispetti. Mi lancia le macchine, però tutto sommato sono salvo. Sono salvo. Confronto a Martino, che è Kevin, diciamo che è molto, ha bisogno molto di più di essere attaccato a me. Nel senso, vedo proprio quando mi cerca, che piange, disperato, eccetera, io lo prendo in braccio 3 secondi, si rilassa e poi lo rimetto giù. Lui vuole proprio il contatto. Martino inizialmente, quando era piccolo, preferiva stare nella culla. Esatto. E praticamente questa qui è una differenza tra loro abissale. Sì, Martino si vuole fare sempre gli affari suoi, Martino. Esatto, Martino è più autonomo, più che se ne va a giocare. E chi si è visto, si è visto. Invece lui è più... Lui sembra un coccolone della mamma. Il coccolo con questi piedoni puzzoni. Guarda quanto sono piccoli, raga. Guardate quanto piedoni, sono piccoli. Lui. Comunque sta perdendo la crosta lattea. Eccola sì. Qui. Infatti, se vedete tutte le screpolature è perché sta perdendo la crosta lattea. E niente, raga, sta procedendo da Dio. Anche perché il giorno
Il giorno è... Dorme. No, lui non ha scambiato il giorno per la notte per adesso, perché la notte dorme tutta la notte. Sì, cioè, si sveglia due volte. Però il giorno è più sveglio, il giorno è più sveglio, ma sta per i fatti suoi. Tipo adesso è sveglio. Esatto. Come potete vedere, adesso è sveglio. Guarda intorno. Ma voi non l'avete neanche mai visto sveglio, mi sa. Sì. Cioè nel video in cui si incontra con Martina la sveglio? Ah no! No, è la prima volta che lo vedete sveglio. E sembrerebbe, poi dobbiamo vedere dal pediatra eccetera eccetera, che comunque gli occhi non sono così scuri. No. Cioè probabilmente viene raga, fuori... Raga, salvatevi queste parole, agli occhi celesti. Probabilmente viene fuori uno con la mia carragione con gli occhi azzurri, mica male! No, mica male, male. Comunque andiamo a vedere dove è Pesso. Questo qua raga è il primo video in quattro se ci pensate. Cioè anche quello che si è incontrato Martino con Kevin. Però questo è proprio il primo video in quattro. Cosa stai facendo? Non mi vedi? E niente raga, non è cambiata. Qua la situazione non è cambiata, vedi? Lei ha sempre un sacco di problemi. Guardate, neanche il secondo parto l'ha fatta un po'... Non lo so. Mi vedi? Sì amore. Sì che ti vedo, non è un nascondiglio molto... Io pensavo di no. No amore, ti vedo a di gran lunga. Ora che non ho più la pancia posso accovacciarmi qui dentro. È vero. Posso fare tutto. Puoi fare tutto, ma il problema è che non sappiamo dove è Martino. Amore, devo cercare Mamo. Mamo! 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 Cosa stai facendo qua? Big Boss, Big Brother! Big Brother! Conga, maracas, congas, travolgete come se fate un'onda. Qui si balla mambo, merengue e salsa. Venite sulla sabbia che qui si salta. E dica bum bum cia cia, tiki cia cia, bum cia cia, tiki cia cia, bum bum cia cia, tiki cia cia. Ti prendo! Scappa mamma, scappa! Tiki cia cia, bum cia cia, tiki cia cia, bum bum cia cia, tiki cia cia. Non puoi fermarti! Quanto mi mancava prendere la telecamera in mano e avere questo potere di cambiare le cose! Dove sono? Io non siedo qui da sola! Amore, mi avete lasciato da sola! Eccoli! Dov'è Kevin? E sì, è là Kevin, mamma. Guarda, mamma, vieni qua, vieni qua. Andiamo al piede puzzolo di Kevin. Che puzza? Buon, 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 buon. Buongiorno. Pessolino. Pesso kiwi della mamma. Buongiorno. Pesso kiwi. Pesso kiwi della mamma. Oddio, chi è mamma? È Kevin! È Kevin! È Kevin! Ah! Comunque, cosa abbiamo fatto in questi giorni? Allora... Alziamo le mani al cielo! Alziamo le mani al cielo! Sì! Papà, facciamo casino! Comunque ragazzi, cosa succede nelle nostre mattine? Nelle nostre mattine succede che... ci svegliamo, come tutte le persone per fortuna siamo in questo mondo. E si svegliamo più o meno per le 8:30. Sì, anche 9. Adesso, perché fra poco, fra una settimana, mamma ricomincia il nido. Quindi Martino andrà al nido e noi, diciamo, sarà un po' più semplice per noi. Mi sta facendo perché i capelli, comunque... papà. Ah, bravo, mamma parrucchiere. Ah, perché comunque sì. Potete immaginare che con un bambino piccolo... è uno di queste età che vuole scoprire tutto il mondo, non ci si ferma mai un esatto, attimo esatto. È sempre tutto sotto sopra, te lo perdi un attimo di vista, finisce sopra in un cespuglio, esatto, e quindi non è semplice, ma per fortuna fra una settimana inizia il nido, quindi anche noi avremo un pelino va a giocare tempo. Con i suoi amici sì. E voglio precisare che il nido a mamma piace, sì sì, mamma va volentierissimo al nido e là c'ha tutti i suoi amici, anche perché gli serve per la grazia al nido, ha cominciato, diciamo, l'ha aiutata a camminare, esatto, ha aiutato a camminare, ha aiutato a imparare. Cosa c'è, mamma? Cosa c'è, amore? Lo aiuta perché riesce a stare con altri bambini a giocare. Anche diciamo, perché gli fa qui bene con noi, stare con altri bambini. Esatto, qui con ovviamente. Noi, per quanto possa giocare, non siamo piccoli della sua statura. Sì, diciamo, quando Kevin sarà un pelino più grande, potranno giocare insieme, si terranno compagnia. Cosa che io non vedo e l'ora. Sarà bellissimo, però per ora Kevin fa questo. Kevin per ora sta lì, fermo, immobile. Mamo prova un approccio, però con scarso successo. Aiuto, sto svenendo. Oddio, sto svenendo. Deve fare sempre questa scena che sviene per vedere se Martino fa qualcosa, viene in suo soccorso.
sempre fare aiuto! Questa scena, perché vuole il bacio del vero amore dal principe Mamo. Ed eccolo, aiuto! Comunque in soccorso è arrivato. Vediamo ora cosa fa. Vediamo. Non si regge manco in piedi perché è già stanco. No, oddio, gli si è messo sopra. Inzio, amore, aiuto! Amore, in poche parole, se tu, questo è il tuo cadavere, Martino verrebbe da te e giocherebbe con le macchinine sul tuo cadavere. Si riposa, mi prende come un Un cuscino. Un cuscino, vero amore? Dai, bacia mamma, bacia mamma. È l'unico modo per, è l'unico modo per risvegliarla. Dai, bacia mamma. Bacio a mamma, bacio del vero amore a mamma. Mamma, bacio del vero amore. Guarda, Biancaneve. Biancaneve sotto i nani, si è addormentata. Devi dare bacio a mamma. Bacio a mamma. Dai, bacio, bacio a mamma. Bacio a mamma del vero amore. Ah. Oh, hanno suonato. È arrivato un pacco. Io so che cos'è. Ha sentito pacco? Pacco. Grazie. Che cos'è, amore? È la pompa per pulire la piscina. È proprio lei, la pompa per pulire la piscina, perché sì, puliremo la piscina e ci godremo questa fine dell'estate riaprendo la nostra Space Pool. Di mattina noi quando facciamo colazione di solito beviamo o il succo d'arancia oppure il succo all'ace. Quindi adesso faremo un bel brindisi. Tieni mamma. Grazie. Tieni. Mamma. Alla nostra. Alla nostra. Mamma non ha fatto cincina, è iniziato già. Che l'ha fatto? Ma che è sta Gallaro? Sì, non dovevamo mettere in frigo. Madonna, mo, te prego, ma veramente? Non dobbiamo fare la finta per il video. Vabbè. Che buona! Noi facciamo sempre colazione così, con l'ace caldo. Mamma mia. Che schifo. Che schifo. Ho capito, ma mamma sembra che gli piaccia. Guarda come se lo gusta. Comunque, cosa possiamo dirvi ancora di questa settimana, in questa morning routine? Possiamo dirvi che Mamo con il fratellino per ora ovviamente è piccolo, quindi ogni 3x2 gli diciamo dov'è Kevin per fargli capire il suo nome, lui ogni tanto lo indica, poi... Allora, devo anche dire... Allora, io non vedo... poi ti faccio vedere. Gelosia? Io non la vedo la gelosia. Ma no, ma è più cioè, così. Non mi sembra di vedere la gelosia. Unica anche cosa... quando ci sei tu lì con l'allatti. No. Lui ti guarda, ma sì, non ma vedo unica... una gelosia. Sì, però unica cosa io la noto, sai quando? Quando io parlo con Kevin e gli faccio mio, eccetera, lui vuole salire sul divano con me e Kevin. Vabbè, perché vuole anche lui l'attenzione, ci certo, sta a me gelosia. No, vabbè, non nel senso gelosia comunque buona. Comunque stai dando il tuo amore anche a un altro bambino, lui si deve abituare a questa cosa. Ma sì, ma infatti dicevo gelosia buona. Ma perché a Martino gli dici più amore mio? No, io lo dico sempre amore mio, perché? bugiardo, io lo dico sempre. Allora, io devo dire un'altra cosa. La mattina Martino, verso quest'ora, lui va a dormire, fa sì, il verso cosino. Adesso sono le, non lo so, saranno le 11:30, quindi fra poco lui di solito, anche perché si sveglia alle 8:30, 11:30, mezzogiorno, si fa un riposino. Facciamo il bagnetto e poi facciamo fare il riposino a Mamo. Dopo inizia il pomeriggio sì. E ci sono i giochi, ci sono le attività, e ci siamo noi che corriamo a destra e a sinistra, c'è Kevin che piange, c'è Kevin che ride, c'è Mamo che piange, c'è Mamo che ride e noi così... Esatto. No vabbè dai, a parte le cose, per essere una morning routine e per essere che abbiamo un bambino di una settimana, no vada Dio, non siamo molto stanchi, cioè no, non abbiamo un occhio chiuso, un occhio aperto. Con Martino a quest'ora eravamo sempre così, sì, è vero, distrutti, devastati. Pesso, dove vai dove vai, dove fuggi, mascalzone, mascalzone, vai a proteggere tuo little brother. E Kevin, e Kevin! Tocca. Vuoi dare ranocchio a Kevin? No, sta cercando il suo spazzolone della fiducia! Lava i denti a Kevin! No, bravo. No! Visto e considerato che dobbiamo togliere tutta l'acqua dalla piscina, riempire la piscina, pulire la piscina,
e intorno alla piscina c'è un sacco d'erba, perché quando siamo stati via è cresciuta l'erba. La situazione infatti è questa. Amore mio, arrivo. Beccatevi questo vale giardiniere. Bagnetto. Lui ama follemente i bagnetti. Bagnetto. Mamma, bagnetto? Andiamo a fare bagnetto. Bagnetto, andiamo a fare bagnetto. Andiamo a fare bagnetto. Dai, andiamo a fare bagnetto. Andiamo a fare bagnetto, vieni. Bagnetto! Beh, noi facciamo bagnetto. Il bagnetto e la situazione è sempre questa comunque anche di mattina. Cioè lui sta qui, dorme tutto il tempo, oppure sta sveglio, sta tranquillo, piange pochissimo, solo quando vuole da mangiare e... Niente, raga. Sta andando molto bene, molto molto bene. Ora, pensate, quando Martina andrà al nido noi avremo comunque più tempo per fare tantissime cose. Andiamo a fare il bagnetto a Mamo e poi andiamo verso la conclusione della nostra mattina, perché la mattina dura una certa, cioè nel senso poi finisce la morning routine. Quindi andiamo a fare il bagnetto a Mamo. C'è la tua mamma carotina che ti guarda, la tua mamma Buzz Bunny. Non assomiglia troppo a Sara? Sì, è uguale a Sara. C'è mamma che ti guarda, eh? Fai bravo, Kevin. Ciao, Kevin. E comunque assomiglia sempre di più a Mamo da piccolo. Quando era nato no, adesso assomiglia un sacco a Mamo da piccolo, solo con la pelle un pochino più scura perché ha preso da me. Ciao, piccolo kiwi. Ciao, Win-Win. Bagnetto! Mamo, ma non ti devi lavare i denti tutto il giorno? Non funziona così. Non ti devi lavare i denti tutto il giorno. No, non ti essere triste. Adesso è arrivato il momento del riposino mattutino di Mamo. Mamo, tu sei Martino, io sono papà e mamma. Dov'è mamma? Dov'è mamma? Dov'è papà? Questo è per dire che vola la macchinina. Riposino per mamma. Riposino per mamma. Dov'è Kevin? Dov'è Kevin? Dov'è Kevin? Eccolo Kevin. È giunto il momento del riposino di mamma. Buonanotte, Bessu. Mart, no. Che fine ha fatto lei? Arrivato il momento del lattuzzo. Non posso riprendere me perché ovviamente sono nuda. È una tizza da voi. Vai dalla mamma, vai dalla mamma. Vieni, vieni, amore. Allora, adesso la mamma gli dà da mangiare. Esatto. Oggi faremo il bagnetto a Kevin per la prima volta perché gli è caduto il cordone ombelicale, l'ho messo da parte. Esatto. Ci metterò un bel pixel qua. Ecco. Ok. Ho messo un bel pixel qua così siamo tranquilli che non si vedano le tizze. Allora, tanti di voi, io voglio precisare una cosa, tanti di voi mi hanno detto: dici tanto che al latte eccetera poi gli dai il biberon. No, care mie, perché io sono molto molto più furba. Qui ho il mio biberon, certo, ovviamente con il consenso dell'ospedale, perché anche loro sono d'accordo, e ovviamente gli do sempre prima la tetta e poi il latte artificiale se non gli basta. Quindi se gli basta il mio latte,
gli lascio il mio latte. Se non gli basta, gli do anche quello artificiale, perché ovviamente non è che ho una montagna di un sarcofago dietro pieno di latte materno. Quindi se non gli basta c'è il latte materno in più, se non gli basta c'è la tetta. Lui prende sia tetta che biberon, e per farlo abituare così bisogna farlo fin dall'inizio. Spiegato questo arcano mistero. Esatto. E allora ragazzi, con Sara che dà da mangiare a Kevin, con noi che ci avviciniamo al pranzo, la morning routine, al parto basta parti per ora. Però mo, che? Cioè se tutti i parti fossero così. Viene voglia di... Perché la gravidanza è spettacolare, cioè è un periodo bellissimo che avvicina tutti, poi ho l'attenzione super mega iper del mio ragazzo. E posso farmi coccolare dal mio ragazzo, e poi comunque la nascita è una cosa meravigliosa se vissuta come quella di Kevin, secondo me è pazzesca. E concludiamo questa morning routine in questo primo video in quattro. Presto credo che monteremo la piscina, quindi ci saranno dei video in piscina. Non preparatevi perché molto probabilmente arriveranno dei video in piscina. Esatto. Non doveva essere così, ma in realtà... Raga, ci sono cambiati i piani. Esatto. Mia mamma ha deciso di lavarci la piscina. Esatto, e quindi... oggi puliremo un po' la piscina e niente, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, e forse un nuovo video potrebbe essere... una cosa. Cerchiamo Kevin su Akinator. Esatto, perché ho visto che mi hanno scritto in molti: guarda che c'è Kevin pure su Akinator. Quindi ragazzi, io stacco questo video e vado a vedere se c'è Kevin su Akinator. Okay, ragazzi, non prima. Prossimo video andiamo a cercare Kevin su Akinator. Vediamo se è stato già aggiunto Kevin. Ciao ragazzi, ci vediamo in un prossimo video della Space Family. Iscrivetevi al canale ragazzi, perché siamo già quasi a 600.000. Aspettate, in un attimo. Amore, ridiamoli la nostra energia a loro. Ah. Uno, due, tre.